oggi è una giornata, come posso dire, fondamentale per lo sviluppo della nostra rivista di One e per lo sviluppo di tutte le nostre attività culturali, perché abbiamo un onore assoluto, insomma, di avere con noi un protagonista della critica d'arte del XX secolo. Arturo Schwarz, è inutile presentarlo perché io ci ho provato in un articolo, ma poi diventa difficile raccontarti perché hai fatto talmente tante cose che non diventa una cosa un po' banale e un po' retorica. Allora, intanto oggi non gli farò delle domande canoniche, classiche. Hai incontrato Picasso, ti piace Picasso, ti piace Dalì, ti piace quell'altro. Entreremo un pochettino di più su, perché siccome ce l'abbiamo qui, ne approfittiamo, lo teniamo in ostaggio per mezz'ora e gli facciamo delle domande più intime, tra virgolette, giusto? Posso? Professore, certo. Posso? Allora, la prima cosa. Non hai da nascondere. Non ha niente da nascondere, quindi siamo a posto con. Ma neanche noi, cioè non abbiamo nessun problema. Allora, la prima cosa te l'ho chiesto, siccome prima mi hai detto una cosa, volevo farti questa domanda. Ma è più importante l'arte o l'amore? L'amore. L'amore. Perché? Spiegami perché. Tu lo chiedi alla persona per cui l'amore è stata una ragione di vita. Ma l'amore per una donna? L'amore per una donna. Principalmente. Principalmente. E per una donna che è qui vicino a noi, tra l'altro, no? È qui. La moglie, Linda. Linda. Che hai sposato qualche tempo fa. Giusto? Molto tempo fa. Quanto tempo fa? 10 anni. 10 anni fa, non si dice, quelle cose lì non si dicono. Perché tu hai scritto un libro molto importante che si chiama L'amore a 90 anni. Sì, perché noi non diciamo l'età che hai, perché tu sei un po' immortale, cioè sei una figura un po'. No. Non si capisce bene. Io che 96. 96, ecco, 96 anni che già. Una bella età, voglio dire, un'età sì, abbastanza. Non posso lamentarmi, perché quindi, sono in completa salute. Sì, questo lo notiamo, lo vediamo e siamo tutti molto felici. Ma Arturo, l'importanza dell'amore, scusami se ti continuo a stuzzicare su questo argomento, perché è così importante l'amore e perché gli uomini hanno paura di parlarne? Io non ho paura di parlarne. L'amore è importante perché l'essere è un essere sociale. E incontrare la persona di cui sei innamorato, come nel caso mio, è estremamente importante perché immediatamente non sei più solo al mondo. Certo. Immediatamente. Ti completa. Al momento che tu ti innamori di una persona, sei completo. Finché non ti innamori di una persona, sei scompleto, essere scompleto. E questa condizione di benessere aiuta in tutto il resto? Ah, certo. Quindi essere innamorati è produttivo, non è che. Assolutamente. Anche per le altre cose. Quindi ci aspettiamo un nuovo libro da parte tua, stai scrivendo qualcosa per noi. Ho scritto abbastanza. Hai scritto più di 100 libri, direi che hai scritto. Beh, qui abbiamo la Bibbia, uno testo fondamentale di Arturo sul surrealismo, che è un testo storico, importantissimo, eccetera, uscito tanto tempo fa da Schirà, poi editato in tante forme, eccetera. Adesso però volevo chiederti una cosa sul tuo rapporto con questa città, con la città di Milano. Tu abiti a Milano, se non ricordo male, dal 49, dal 1949 sei venuto a Milano e tutta la tua carriera di editore, di gallerista, di collezionista, di uomo di cultura, si è sviluppata in tutto il mondo. Ma Milano è stata la tua casa in qualche sì. modo. Ti senti anche un po' milanese da questo punto di vista? Io mi sento milanese. Ti senti milanese? Hai anche un po' l'accento milanese. Questo non lo so.
Hai anche un po'. Ti senti, quindi che rapporto hai con questa città? Con questo? Noi siamo in un luogo, ti ho spiegato, dove i futuristi negli anni 30, nel 37. Io amo molto Milano, è l'unica città in cui voglio vivere. Sì, non ce n'è un'altra, New York, ci sei stato tanto, Parigi. Ma mi piace andare a New York, o mi piace andare a Parigi o a Londra. Sì, le tue città. Ma viverci no, il mio nido è Milano. Perfetto, infatti è da tanto tempo che vivi qua. Una cosa ti volevo dire, tu hai creato negli anni 60 forse la più importante galleria d'arte contemporanea che sia mai esistita in questa città, che era la galleria che tra l'altro aveva il tuo nome, no? Quindi che era in centro a Milano, prima in Via del Gesù, poi allora ti ricordi, Arturo, com'era l'atmosfera in quel periodo? Che era, è stato uno dei periodi più belli per questa città, perché c'era un'effervescenza culturale straordinaria, la tua galleria, ma anche Azimut, altre gallerie erano. C'era la galleria Blu, per esempio. La Blu, esatto. I Palazzoli. Esatto. E poi c'era. Stiamo parlando di oltre 50 anni fa, sì. Insomma, 60, una cosa del genere. Com'era quella tua? Cosa ti ricordi? Qual era il sapore, guarda, di quel periodo? L'abbiamo vissuta tutti quanti del tutto naturalmente, come se fosse una cosa ovvia. Sì. E c'era questa sensazione di condividere un destino comune, sì. Di cultura, di cultura, di. Sì. C'era un sentimento di. Anche, collega, sì, di ricerca anche. Di ricerca molto, molto forte. Senti, e quali erano gli artisti che in quel momento tu preferivi, che poi hai lanciato in qualche modo, su cui hai lavorato? Tu hai lavorato su tantissimi artisti di tutti i tipi, ma quali erano quelli? Perché per esempio alcuni proprio non ti piacevano, come Klein, però molti altri li hai aiutati molto. Uno che ricordo in particolare è Franco Francese. Sì. Non so se è ancora sulla breccia. No, meno di altri che hai sicuramente aiutato, insomma. Però tu hai fatto mostre su Sirone, su Picasso, su chiunque, cioè su qualsiasi tipo di artista. E poi soprattutto sei stato il primo a lavorare sui surrealisti a Milano, insomma, in qualche modo, no? Con le mostre che hai fatto mondo. Io ho fatto parte del gruppo surrealista sin dall'età che avevo 20 anni. Sì, quindi stiamo parlando all'atto della sua fondazione. Sì. Ecco. Qual era la figura con cui avevi il miglior rapporto nell'ambito dei surrealisti? Qual era la figura, diciamo, culturalmente più vicina a te? Ma dire che era André Breton è ovvio. È ovvio. Sì. Che tu hai conosciuto molto bene, era un tuo grande amico. Sì. Era un tuo grande amico. E l'hai frequentato, diciamo, nel corso degli anni. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Quando tu hai aperto la galleria a Milano, com'è stata la reazione della borghesia rispetto alle cose che tu proponevi? C'è stata chiusura, c'è stata apertura, no, c'era disponibilità, attenzione. C'è stata una certa disponibilità. Ho capito. Non tanta, ma c'è stata una certa disponibilità. Quindi non venivi visto come qualcuno che faceva cose particolari, no? Ok, ecco. Senti, invece parlami, ma brevissimamente, del tuo rapporto con Marcel Duchamp. Che tipo era Duchamp? Che è stato uno dei tuoi grandi amici, insomma. È stata una persona squisita da tutti i punti di vista. Un amico leale, gentile, non presuntuoso per niente, non si rendeva conto assolutamente della propria importanza. Cioè. Assolutamente, non te ne rendeva conto. Ho avuto molto affetto per lui.
Senti, invece tra gli italiani, chi erano quelli con cui tu avevi maggior frequentazione, amicizia? Beh, immagino quasi tutti, però quali nello specifico erano più vicini, diciamo, al tuo modo di intendere anche il progetto culturale nel mondo dell'arte? Ecco, questo. Non ricordo. Non te ne viene in mente qualcuno, non so, Bai piuttosto che chi? Enrico Bai, per esempio, no? Ah sì, Enrico Bai. Bai è stato uno di questi? Sì. Mentre Castellani, Buonalumi, questi. No, tu non. Buonalumi a un certo punto, sì, ma. Bai è stato un caro amico per tanti tanti anni. Ma al di là di questo, come sceglievi gli artisti che poi portavi in galleria? Cioè, secondo la tua, qual era? Com'è questo sì, questo no, questo sì, questo no? Qualcuno che portava una nota nuova nel campo dell'arte. Mm. Se detestavo gli epigoni. Armand. Tra i no, tuoi. Armand, per esempio, Armand è stato uno dei tuoi grandi, no? Cioè, certo. Sì, sì. Beh, sì. Ma tutti surrealisti anche, hai lavorato. Tutti surrealisti, tantissimo. Certo. Ed eri l'unico a fare questo. Eri l'unico a fare questo tipo di lavoro, diciamo, a quel livello, perché poi la tua galleria, no? È andata avanti diversi decenni, no? Quindi hai fatto tantissime mostre, tantissime collettive, sì. Andando a pescare anche i vecchi maestri, per esempio le mostre su Picasso, che io che ricorderai. Picasso non credo che l'abbia. Sì, hai fatto una mostra negli anni 60 molto importante, hai fatto una cosa in cui c'era Picasso e Sironi. Ah sì, sì. Ricordo. Sì, 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 una mostra. Ricordo. Sì, ho voluto rivalutare un po' Sironi perché se lo meritava, è stato un artista italiano molto importante che veniva considerato trascurato. Sì, per motivi politici anche, sì. Sai che lui aveva avuto un trascorso un po' particolare col fascismo, quindi eccetera, e quindi ma non lo era più. Sì, no, certo, certamente, però aveva un suo. Beh, allora erano tutti fascisti. Sì, nel periodo. C'è stato un momento in cui tutti gli artisti erano fascisti. Mm. Tutti. Quando è finita la guerra hanno cambiato. Come? Dopo la guerra sono diventati altro, giusto? Come, hanno cambiato, diciamo, atteggiamento, tra virgolette. Senti, poi invece ti volevo chiedere una cosa. I vari decenni, gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80, come li hai visti cambiare? Cioè, come a un certo punto ti sei accorto che l'arte stava prendendo magari una piega che ti interessava meno rispetto al passato? Se c'è stata questa cosa. Tu hai seguito, quindi segui l'arte, l'hai seguita sempre. Cioè, sì, sì. E poi nei diversi decenni hai guardato a delle persone, sì, nuove, a delle figure, sì, nuove. Cioè, e anche oggi ti occupi un po' di questo oppure ti occupi meno? Sono un po' distaccato. Sei un po' distaccato rispetto a quello, non è, come hai detto perché prima. Perché non frequento molto. Non frequenti più come una volta tutto questo? Tutto quello che succede, insomma. Sì. Forse è anche cambiato il mondo culturale milanese, no? È diventato molto diverso rispetto al passato. Non tanto. No? Ti piace ancora? Sì. Sì, quindi. Non è tanto diverso. Non è diverso? La vita continua. Mm. Certo, ci mancherebbe. Senti, ma se tu dovessi scegliere un solo artista, uno o due artisti, che secondo te meritano una grande rivalutazione all'inizio del terzo millennio, insomma, questi primi anni del ventunesimo secolo? Uno è Armand. Armand, che secondo te è sottovalutato rispetto. Molto. Molto sottovalutato? Sì. Sì. Come mai? Cioè, perché dici questo? Perché non ha avuto il successo che si meritava? Esatto. Quindi. Poi non mi viene in mente un altro. Duchamp, secondo te, ha avuto il successo che merita? Forza. Sì, che non ha avuto, secondo me. No, no. È parecchio tempo che rimane un po' isolato rispetto a. Molto. Molto tempo. È rimasto un pochettino
fuori dalla... ma per il suo carattere. Per me le due personalità più importanti del secolo sono Marcel Duchamp e André Breton, cioè, senza ombra di dubbi. Sono le due figure di riferimento da cui si ripartono tutte le teorie, diciamo, di del periodo sono successivo. Due personalità eccezionali. Possiamo dire che il secolo scorso è stato il secolo di Duchamp e Breton. Senti, invece artisti come Fontana, così ti piacevano, ti interessavano? Mi piaceva molto Fontana, avevamo molti amici anche. Se, senti, Manzoni ti piaceva, Piero Manzoni? Anche Piero Manzoni. L'hai conosciuto bene anche lui, no? Quel periodo lo hai sicuramente... Avevamo molti amici anche con Manzoni. Sì, quindi... è morto giovane poi lui, purtroppo. Purtroppo, molto giovane. Molto giovane. Eh? Tu hai fatto qualcosa con Manzoni, hai fatto una mostra su Piero Manzoni, sì, credo. Sì, certo. Certo, quindi sei stato... Io ho fatto forse la sua prima mostra. La prima mostra, mi questo pare, non lo sapevo. Non sono sicuro, sì, ma mi pare di avergli fatto la prima mostra. Senti, una cosa, una curiosità che non ti ho mai chiesto, ma tu all'epoca li frequentavi un po' gli architetti, conoscevi? No, gli architetti ti no. Stavano sulle balle proprio, non le... No, non sulle balle, non li frequentavo. No, non conoscevo Ponti, Castiglioni, nessuno, non ero un mondo. Comuni con loro. Ah, quindi non hai avuto occasione di frequentare quel mondo, perché poi invece c'è stato un momento in cui architetti, artisti, eccetera, si sono frequentati un po' di più come cosa. Probabilmente in quel periodo l'arte... Sai qual è la verità, Arturo, secondo me? In quel periodo l'arte era predominante rispetto a tutto, cioè l'architettura aveva un valore, era importante, ma l'arte era l'arte. Cioè, dopo c'è stato un momento in cui tutte le diverse discipline si sono un po'... amalgamate. No? Linda. Ecco, diceva giustamente Linda, il rapporto tra razionalismo e surrealismo è il contrasto più totale, cioè il razionalismo lavora... in architettura lavora su quella rigidità e il surrealismo è quello che sappiamo. Superamento. Ecco. Senti, invece questa domanda te la faccio perché sai che è uno dei miei personaggi di riferimento culturali, Luis Buñuel, sì, il regista che tu hai conosciuto, certo, massimo esponente del cinema surrealista di ogni tempo. Ma che tipo era Luis Buñuel? Te lo ricordi? Com'era? A conoscerlo è come conoscere te. Cioè? Uno normale? Normale. Sì. Normale. Beh, mi fa piacere che ti ricordi un po' me, però. Sarebbe... Che ti ricorda un po' me mi fa piacere. Cioè, uno tranquillo, uno... Assolutamente. Non dava l'idea di essere genio cinematografico. Assolutamente. E tu l'hai conosciuto a Parigi, l'hai conosciuto... Io l'ho conosciuto a Parigi, specialmente perché lui allora viveva a Parigi. Sì, viveva a Parigi, poi è stato a New York e poi è stato in Messico, si è spostato un po', che lui è stato uno dei... Lui era molto amico di Dalì all'inizio, che avevano fatto anche dei film insieme, poi si sono allontanati perché uno era di destra e lui era di sinistra, insomma. Era molto diverso di Dalì. Sì, infatti, lui era molto di sinistra, mentre... Salvador Dalì era molto di idee, era franchista Salvador Dalì, quindi sicuramente hanno avuto... Dalì è una triste figura. Triste? Sì, ma questo lo dicono in tanti. Mai piaciuto. Sì, come tipo? Ma per quale motivo? Per motivi politici o per motivi concettuali, culturali, di produzione artistica? Non ti piaceva quello che faceva? Perché all'inizio lui era surrealista comunque un po', no? Sì, assolutamente. Negli anni 20, insomma, i grandi quadri che ci sono a Beaubourg, sì, no? Mi pare, no, Linda? È molto interessante. Sì, no, infatti all'inizio ti piaceva. Poi si è messo... ripetitivo. Sì, poi si è messo a fare il pittore rinascimentale, cioè faceva delle Cristo, le croci, queste cose qua, insomma, no? È diventa... A me non piace l'incoerenza. Mi piace che una persona che vive quello che fa e fa per vivere. Sì, quindi che ha una linea, un tracciato.
E questo, Duchamp è stato uno così. Duchamp è l'esempio classico. Classico, quando non aveva più nulla da dire si è fermato, non ha più detto nulla. Perché lui per tanti anni... Duchamp era una persona deliziosa da conoscere. Fantastico. Mentre da lì... Se avevi la fortuna di essere amico, è una grande fortuna. Perché non essere... delizioso anche da un punto di vista volgare, sì. Di darti una mano, di aiutarti, era una persona che aiutava, che stava vicino, sì. Quindi umanamente lo ritiene una figura strepitosa da questo punto di vista. Senti, a me viene in mente una curiosità che ho letto in una delle tue 1000 biografie, eccetera. Tu negli anni 50, con un prestito alla banca commerciale, fai una casa editrice, una piccola casa editrice, sì. che tu sei editore, sei diventato un editore estremamente importante. Nel 51-52 tu pubblichi Quasimodo e Montale, ma mi spieghi come hai fatto a 25-30 anni a scoprire... essere uno dei primi a pubblicare le opere di due premi Nobel per la letteratura. Cioè, è incredibile. Com'è che li hai convinti? Te lo ricordo. Come sei andato da Quasimodo, gli hai detto, senta, mi dia le sue cose che io le pubblico. Sì. E lui ha detto, sì, sì, va bene, gliele do. Ma all'epoca sia Quasimodo che Montale erano... rispettati come due grandi poeti italiani, questo non c'è dubbio, cioè non è che erano degli sconosciuti, certo. Erano già ben affermati nel panorama della letteratura italiana contemporanea. E loro non si volevano bene. Sì, lo so, certo, tra di loro non c'è, tra di loro. Sì, c'è mai stato... però questo fatto che tu da editore cominci questa carriera dal nulla praticamente e vai a scoprire come hai fatto nel mondo dell'arte, perché poi nel mondo dell'arte tu hai pescato delle figure che all'epoca, la prima mostra di Manzoni, cioè persone che non erano celebrate, importanti, cioè, Picasso sì, perché negli anni 60 Picasso era famosissimo, però... Ho scoperto per esempio Armand. Armand? Raïs. Ah, Raïs, certo, certo. Sono tanti altri. Ecco, quindi questa cosa... Ecco, tra l'attività di gallerista, l'attività di critico e l'attività di editore, qual è che ti piaceva di più? Tutte e tre. Tutte e tre facevano parte della stessa... Sì. Quindi non preferivi una cosa... No. Una no. cosa rispetto... No. Tutti e tre avevano la loro importanza. Ecco, no, Linda, dicevi... Ha chiuso la galleria perché gli hanno offerto di insegnare in America. Ah. Quindi l'insegnamento per... Senti, tu hai insegnato, quindi hai insegnato anche nelle università americane soprattutto, americane. Come diceva Linda, sì. Dove è stato? Ad Harvard? Dove è stato? No. Tante università. E insegnavi arte contemporanea, cioè storia contemporanea, letteratura contemporanea. Antropologia e letteratura. Sì, perché poi non dimentichiamo che tra le antropologia culturale. Sì, tra le 1000 attività di allora, tra le 12.000 attività di Arturo, poi c'è quella di studioso della Kabbalah, di studioso dell'esoterismo, cioè tutto il tema sull'antropologia, quindi amico di Marc Auger, tutta una serie di figure che sono come compongono questo cristallo, cioè questa figura che poi alla fine non si capisce bene da che parte guardarla, perché se pensate che il libro di 500 pagine sul surrealismo non è nulla, è una goccia nel mare tra le cose che hai fatto, ci si rende conto che in fortunatamente 70 anni di attività, sì, da quando avevi 20 anni, 25 anni insomma, ad oggi hai... una produzione sterminata, senza dimenticare naturalmente quella di... Non tanto sterminata. Beh, insomma... Questo è uno dei pochi libri che ho... Ma vai, Lux.
Non te li ricordi, Arturo? Guarda, non ci stanno su questo tavolo i tuoi libri. Se dovessi appoggiarli su questo tavolo, non, lo riempiono tutto. Senza dimenticare la tua grande, il tuo grande amore per il collezionismo d'arte contemporanea. Tu sei stato, sei stato un grande collezionista d'arte contemporanea, sì. E che ha saputo creare delle collezioni molto importanti che adesso sono in giro per il mondo, si possono vedere tra Roma, Israele, eccetera, eccetera. Un'altra, per chi ha avuto poi ovviamente la fortuna di frequentarti, naturalmente tu sei sempre stato abituato a vivere in mezzo al bello, in mezzo, alle cose belle, alle cose, anche il discorso dell'arte non antica, ma dell'arte tribale, africana, piuttosto che fa parte probabilmente delle tue ricerche anche antropologiche, immagino, no? Sì. Di antropologia culturale, questa tua passione per le maschere e quant'altro. Ma qualche anno fa, torno alla domanda iniziale, tu hai scritto un testo molto coraggioso, uno di quelli più coraggiosi che tu abbia mai scritto, che è L'amore a 90 anni. Te lo ricordi questo testo? Te lo ricordo, questo te lo ricordi, questo non te lo ricordavi, ma quello te lo ricordi, va bene. Perché hai avuto la necessità di scrivere, perché hai sentito la necessità di scrivere quel testo, perché l'hai scritto? Perché era un sentimento molto forte che avevo. Nei confronti Linda. Di Linda, sì. Quindi hai dovuto metterlo sulla carta, dovevi spiegarlo o per raccontarlo a qualcun altro? Non lo so, è stata una cosa che mi sembrava naturale. Sei contento. Ma tra tutti i tuoi libri, tra tutte le tue mostre, tra tutti i tuoi quadri, le tue cose, cioè, ce n'è qualcuno a cui tu sei particolarmente legato perché è un regalo, perché è una cosa particolare, è un momento, o sono tutti figli tuoi, sono tutti alla pari? Sono tutti figli alla pari, quindi non hai nessun tipo di attenzione particolare per qualcosa, no. È tutto uguale così. Ti faccio un'ultima domanda, ma non è una domanda, perché io non ti ho fatto un'intervista, era una chiacchierata, perché sennò starei qui tutta la notte a parlare con te. Non ti piacerebbe oggi fare una mostra, Arturo? E se dovessi farla, con chi la faresti? Non ti piacerebbe fare una cosa? Perché so che sei sempre molto attento rispetto a quello che accade, ma te lo dico così, non perché ti sto spingendo alla fine. Ma su cosa? Non so, sulla storia del surrealismo o su un artista con te? No, niente storia. Sui nuovi artisti. I nuovi artisti. Che ci sono, secondo te? Ci sono, adesso ho perso un po'. I contatti non frequento più come frequentavo prima, sì. Tutte le mostre, eccetera. Ma però la vita continua. Ci saranno degli artisti, ovviamente. Quindi mancano un po' i critici come te che possano in qualche modo aiutarli. Ci saranno anche i critici. Anche i critici, ci sarà, come ci sono i giovani artisti, ci saranno i giovani critici. Certo, certo, assolutamente. La vita continua. Ma certamente. Non bisogna credere che con la propria persona è finito tutto, tutto ricomincia. Bene, beh, ma questo è il messaggio più bello che tu ci possa dare, Arturo, quindi noi ti ringraziamo, io ti ringrazio particolarmente, ringrazio Linda che è la fonte della tua ispirazione, sì. È vero? Quindi ce lo confermi questa cosa, con questa bellissima immagine amorosa, voglio dire. Assolutamente. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo per essere venuto qua e ci saranno altre occasioni anche più importanti per farti tornare. Mi sono dimenticato la domanda, quella cattiva. È quello più sopravvalutato del Novecento? Chi è secondo te? Guarda, quello che è sottovalutato oggi sarà sopravvalutato domani. Ma uno che è stato gonfiato come se fosse chi è secondo te? Non ti viene in mente nessuna idolatria? No? Non mi pare di ricordare qualcuno che non meritasse la fama che ha raggiunto. Magritte, per esempio, uno come Magritte. Beh, Magritte,
Meritava e come. Tu l'hai conosciuto, certo. Grande personaggio. Sì, sì, sì. Lui è un altro grande personaggio, quindi non lo sapremo mai se c'è qualcuno di sopravvalutato, ma Linda, noi lo sappiamo, ma non lo diciamo, lo sussurriamo. Allora, Arturo, ti aspettiamo per un'altra occasione che sarà ancora più specifica su una cosa di cui non parliamo tu ed io, ma di cui Linda sa, ok? Va bene. Grazie. Grazie Linda per avercelo portato.